Abbiamo dei sogni per il nostro futuro, non è vero? Avete mai sentito la storia di un giovane uomo, un sognatore? Aveva la testa tra le nuvole, dipingeva visioni di cose non convenzionali, di un futuro più grande. Nonostante la sua giovane età, non voleva accontentarsi. Tuttavia, a volte i percorsi presentano ostacoli che mettono alla prova i nostri sogni. Il tradimento lo imprigionò, proprio come noi ci troviamo confinati, a volte, dai nostri stessi pensieri. Ma dalla disperazione ne è venuto fuori. I sogni si sono trasformati in realtà. Non si trattava solo di lui. La sua famiglia e il suo popolo assaporarono i frutti dei suoi sogni. Era Giuseppe d'Egitto. Era giovane, come noi. Giuseppe non aveva paura di continuare a sognare. E tu?